Allora, intanto dal punto di vista tecnico, la prima cosa è dobbiamo capire che se facciamo il core melody, cioè armonizziamo appunto una melodia preesistente, dobbiamo scegliere di mettere questa melodia al canto fondamentalmente in queste due corde, cioè Mi e Si. Questo ovviamente perché avendo le quattro note sotto a disposizione ci dà l'opportunità di armonizzare queste note al canto. Ad esempio, faccio un do sesta, posso fare questo lavoro e faccio cantare la nota do. Se mi serve far cantare la nota do, sopra posso decidere di mettere anche altre note, però comunque con il nostro strumento non abbiamo poi così tante possibilità. In questo caso praticamente è l'unica. Vado avanti e faccio cantare la nota re, quindi cambio posizione, posso suonare sempre la sesta. E canta la nona. Sopra posso decidere di mettere la settima maggiore. Stando sempre qui in zona, in questo caso faccio cantare il Mi. Posso decidere se fare sesta, ma sempre Mi è. Saltiamo il quarto grado. A questo punto subentra il discorso del barré. Con la mano destra faccio suonare la nota Sol con la stessa posizione di prima, quindi con questa posizione ho Sol e Mi. Ora, involontariamente stava venendo fuori la canzone di Heidi, però non è perché. Ok, vedi che si può armonizzare qualunque cosa, no? Questo Sol, ovviamente, più vado sugli acuti, per quanto riguarda le corde, in questo caso sulla sesta corda, e più ho possibilità sotto di mettere altre note, perché questa posso armonizzarla così, posso armonizzarla con un sesta nona, in questo modo. Vado avanti, non mi muovo da questa posizione e armonizzo la nota La, mettendo settima maggiore, terza e sesta. Stessa cosa, nona. Partiamo dalla nota più bassa in questa posizione. L'accordo è lo stesso. Terza minore. Undicesima ce l'ho qui, oppure ce l'ho qui. Quinta. In questo caso posso scegliere se sottomettere la sesta o la settima minore. Sesta. Posso partire da un normalissimo accordo minore settima col barré e metto la sesta. Settima minore, tonica. Nona. Terza minore. Undicesima. Ecco, già con queste due posizioni vengono fuori un sacco di belle frasi che sentiamo spesso suonare anche da Joe Pass, con questi rivolti. Non mi piace perché devo andare alla minore, quindi. Non farei grandi cose in un brano così pop, no? Come nei brani dei Beatles. La melodia è quella, non ci metterei grandi cose. Joe Pass, di nuovo, lui, se sentite i dischi, virtuoso, armonizza tutto. Nel secondo fa Feeling, ad esempio, no? Praticamente ho fatto quasi esclusivamente gli accordi che vi ho fatto vedere fino adesso. Sono accordi del centrotonale, non ci sono sostituzioni. Sì, molto Armonizzi lineare. qualunque cosa, qualunque brano. Poi,
prendi la versione di Wes Montgomery, lui cambia degli accordi, ci fa un lavoro di armonizzazione molto più complesso, se non sbaglio. Se io faccio un re semi diminuito, che potrebbe essere un secondo grado di do minore, seguo anche qui la scala locria, però nella scala locria comunque nell'accordo semi diminuito possiamo mettere poche note al canto, non possiamo mettere questi accordi, non è che li ho imparati in un manuale. Partendo da quelli che conoscevo me li formo da solo, perché decido che voglio armonizzare questa nota, allora ho queste tre note a disposizione, devo mettere la tonica, allora cambio di teggiatura e prenderò la tonica qui.